progetto è già partito, finalmente ritrova un passo, questo sì, e di questo io sono particolarmente contento di farlo io insieme con i ragazzi questo primo passo, e sono particolarmente grato all'amico sindaco Luigi De Magistris che oggi ha voluto in qualche modo ufficializzare la sua adesione, diciamo, al nostro progetto, e questo ci rende tutti molto più sereni e tranquilli e anche orgogliosi di aver avviato una cosa per la quale si prevedono, e penso di non sbagliare, traguardi belli. Il direttore della scuola, Mariano Riggillo, apre il secondo anno del corso di studi della scuola di teatro dello Stabile Partenopeo, di fronte ai 29 allievi iscritti al triennio e dal regista e docente Lorenzo Salveti. Nella sala prova del teatro Mercadante, dopo i saluti del presidente Walter Ferrara e del direttore Luca De Fusco, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha dichiarato il suo pieno sostegno al progetto della scuola voluta da Luca De Filippo, che fu anche suo primo direttore. Comincia la scuola con i ragazzi, quindi una scuola vera, con i maestri di teatro, siamo davvero soddisfatti, ripeto, piccoli tasselli di un grande progetto che è quello della cultura e del teatro nella nostra città. Io non farò mai mancare il mio sostegno personale, istituzionale e politico a progetti di questo tipo in cui crediamo fermamente.